Música Buongiorno e benvenuti alla nuova puntata del podcast degli avventurieri che sostanzialmente sarà un finale di stagione perché eh, faremo, ho deciso che farò una piccola pausa giustamente per le vacanze natalizie e poi torneremo a gennaio con la seconda stagione visto che siamo partiti anche in un uh, periodo in cui solitamente i podcast normali sono ancora in vacanza in fase di assistamento per le nuove, per le nuove stagioni. Cioè, siamo partiti ad agosto, e quindi eh, ho pensato che questo potrebbe essere l'ultima puntata della stagione, e poi potremo riprendere a gennaio quella stagione nuova. Uh, il titolo di cui volevo parlare oggi è uno di quelli che magari alle prime non ti lasciano uh, una grossa impronta pur trattando argomenti forti, ma mi è capitato di ripensarci uh, negli ultimi giorni e di dire, ah però, era, è stato veramente una batosta giocarci. Sto parlando di un titolo del 2000, eh, di de, cui non ricordo la data di uscita stavolta, della Anati Studio, una piccola casa di produzione indipendente, ed è The Kite L'Aquilone. Allora. The Kite d'Aquilone è la storia di una donna, non mi ricordo neanche il nome del protagonista, sinceramente non ricordo neanche se viene specificato nel gioco, eh, alle prese con una vita difficile, pochi soldi e un marito violento. Una trama abbastanza semplice ma anche nella sua semplicità porta anche un messaggio abbastanza forte come potete intuire e in questa situazione disperata l'unica speranza l'unico simbolo di eh, mh, diciamo innocenza e di purezza rappresentato dal, dal figlio della coppia che in una scena si vede mentre eh, fa volare un aquilone eh, nel cielo notturno, da qui appunto il titolo del gioco eh, niente l'altra, ma è tutta qui sostanzialmente molto semplice, apparentemente banale, ma in realtà con un forte messaggio di fondo. Eh, in, la grafica è molto particolare perché è totalmente in bianco e nero. Sì, avete capito bene. Totalmente in bianco e nero, ad eccezione di pochi elementi colorati che se non ricordo male sono a un certo punto una macchia rossa sul vestito della protagonista che fa anche pensare a un qualcosa di grave che è appena successo e il cielo notturno, il cielo blu notturno. Ad eccezione di questi pochi elementi colorati, la grafica è totalmente in bianco e nero. Il che ci porta anche sulla. Sul, ci mette proprio nell'umore del, del dramma incombente. Diciamo così. E il gioco è in 2D e mezzo. Quindi 2D, 2D e mezzo. Quindi con una grafica stile cartoon che stempera, diciamo, potrebbe contribuire un po' a stemperare la tensione e ehm, la relativa angoscia che può scatenare nel giocatore, visto il tema particolarmente forte e complicato. Eh, gli enigmi non sono molti, anzi non ce ne sono quasi per niente. Il gioco è completamente basato sull'interazione tra oggetti di inventario o tra oggetti e scenario. C'è solo un piccolo enigma logico, facilmente risolvibile, riguardante, se non sbaglio, un calendario. Il fatto di dover sistemare un appuntamento su, su un calendario o qualcosa di simile. A parte questo piccolo enigma che forse può sembrare anche vagamente frustrante se non si capisce bene come procedere eh, il resto è tutto basato sulle interazioni con lo scenario l'interfaccia è abbastanza semplice anche questa perché l'interfaccia e perché l'inventario è alla base dello schermo e quindi gli oggetti si prendono dalla parte inferiore e si trascinano dove serve sullo scenario. Per accedere al menu principale, come sempre, si usa il tasto ESC e anche, anche, anche per quanto riguarda l'interfaccia, è tutto qui. Noterete che non è un gioco particolarmente complicato perché si tratta, se non ricordo male di un progetto indipendente, venduto infatti gratuitamente, disponibile online, scaricabile liberamente, senza, senza versare neanche un minimo contributo e quindi, date le limitate risorse degli sviluppatori, non si può certo pretendere un titolo con chissà quali complicazioni tecniche. Comunque abbastanza nella media e il sonoro è solo è esclusivamente rappresentato dalle musiche poiché non ci sono dialoghi e il gioco è esclusivamente con il sottotitolo in italiano Stile fumetto. Quindi come potete vedere c'è un c'è una certa, un certo contrasto stridente tra il tema tra il tema forte e comunque il la grafica abbastanza che può rimandare a qualcosa di Scanzonato e giocoso. Eh, anche questo invita a riflettere. Concludendo, questo titolo è sicuramente da provare perché appunto tratta un tema molto forte fa capire fino a che punto può arrivare la disperazione di una donna eh, quando viene calata in certi contesti bene eh, io ho concluso vi invito a scrivere un commento qui sotto cosa ne pensate di questo titolo se ci avete giocato se non ci avete giocato se siete d'accordo con quello che ho detto, se non siete d'accordo e se non siete d'accordo perché, così creiamo una piccola area di discussione. Io spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!